16 marzo 2019, Bebe Vio, fuori classe paralimpica, ha fatto visita a Manuel Bottuzzo, lo sportivo promessa del nuoto italiano che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio è stato reso paraplegico da una pallottola vagante sparata all'esterno del palmo nella periferia sud di Roma da sicari che volevano colpire un criminale. Manuel è in terapia presso la Fondazione Santa Lucia, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, dove svolge cicli di riabilitazione, per recuperare almeno in parte le funzioni perdute. Dopo che un colpo di arma da fuoco gli ha lesionato gravemente la pelle, il dono più bello della vita è il sorriso, non è mai finita se non lo decidi tu. Energia pura, scrive il ragazzo, 19 anni, nel post, ringraziando la campionessa di schermo, che ammira da sempre in maniera incondizionata. Circa un mese fa su Instagram la dedica di Bebe Vio per la sua vittoria in Coppa del Mondo. A tutti quelli che cadono ma appena possono si rialzano e riprendono a forma. O a nuotare. Dai e mai. Aveva scritto. Oggi il pensiero è stato ricambiato con un incontro a tu per tu, annunciato su Facebook. Il dono più bello della vita è il sorriso. Non è mai finita se non lo decidi tu. Energia tua. Gradita visita di Bebe Vio, campionessa di vita. Così su Facebook il papà di Manuel Bottuzzo, Franco, ha postato la foto del figlio con Bebe Vio. Manuel nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita della Dark Polo Gang, gruppo trap famosissimo tra gli adolescenti, e chi li ferma a questi potenti e carichi amici. Grazie di una visita top. È il post sempre del papà su FB con video con tanto di selfie e l'hashtag cancelletto tutti con Manuel Bottuzzo paralizzato agli arti inferiori perché il proiettile ha reciso di metto le fibre dolorose a livello spinale. La Fondazione Santa Lucia, dove è ricoverato Manuel, è una istituzione riconosciuta dal Ministero della Salute, è un centro di eccellenza sulle neuroscienze, promuove la ricerca sul sistema nervoso, cervello e nervi periferici, e si occupa di riabilitazione neurologica per persone con gravi difficoltà. Tratta lesioni del midollo spinale, esiti di coma, ictus, malattie degenerative, in particolare sclerosi multipla e Parkinson, cerebrolesioni infantili. Bebe Vio, all'età di 11 anni, fu colpita da una meningite pulmonare che le provocò una secretomia di una foglia alle estremità. Per salvarla si rese necessario, tra l'altro, sottoporre all'amputazione di avambraccio grande, con applicazione di cibo.